Salve gente, sono Jack di Catena Pisa, siamo su Dark Souls 3. Ho ripreso la mazza Vaqui, che era insomma l'arma più potente contro questi stupidi nemici. Cazzo. Cazzo. È l'arma più potente, però la difesa me la sono dimenticata a casa praticamente. Ok. Affanculo, stronzo. Ok. Già le altre parti le abbiamo esplorate, possiamo continuare. Niente. Semplicemente si raggiungeva questo punto. Sì, però si prende quest'altro oggetto che altrimenti non avremmo potuto raccogliere. Ok, ok. E là c'è quel cavaliere con la mazza. Allora, scusate, approfittiamo un attimo per dare un'occhiata ai nuovi oggetti che abbiamo raccolto. Allora, vediamo un po'. Tomo piromanzia grande palude. Apprendi le grandi piromanzie della grande palude. Tutto qua. Ok, questo va portato al piromante. Domande dei maestri e discepoli. Senza un maestro non possono esistere discepoli. È vero anche il contrario. Vabbè. Poi, vediamo un po'. Avevamo trovato, mi pare, forse qualche arma. Vabbè, queste, le lame da mercenario, ma potenti. Wow. 99. Proviamo ad equipaggiarle. Vabbè, dopo. Poi abbiamo trovato questo scudo del falco, che ha come abilità il Perry. Il falco dorato era l'emblema di un antico gruppo di mercenari. Tuttora molti mercenari lo considerano un simbolo di buona sorte. Ok, quindi è lo scudo da mercenario praticamente, perché abbiamo trovato anche gli equipaggiamenti del mercenario. Elmo di metallo e tessuto grezzo, in grado di proteggere dalle avversità sul campo di battaglia e dei lunghi viaggi. Esso conserva però la propria leggerezza, fornendo un equilibrio perfetto tra assorbimento e consistenza. Interessante. Beh, sì, effettivamente non è male. Non è male, 3,1 con 4,8, però praticamente la metà del peso. Però vabbè, non ha le difese magiche che possiede l'equipaggiamento di Lothric, a quanto pare. Poi abbiamo il cavaliere caduto, 4,4, una difesa maggiore contro il colpo, come anche l'elmo da cavaliere normale praticamente. Però sembra una versione potenziata, 4,4 fisico, insomma, ha statistiche leggermente diverse. Le difese magiche sono inferiori, però è più resistente al fulmine. Interessante. E ovviamente più leggero. Figo però. Vediamo un po'. Wow, è un cavaliere col cappuccio. Va bene, sarò banale, ma a me interessa l'efficienza, perciò teniamoci quello di Lothric. Poi avevamo un nuovo anello anche. Potenzia le piromanzie, va bene. Tutto qui. Ok, abbiamo dato un'occhiata ai nostri equipaggiamenti. Non lo so, magari mi sono dimenticato qualcosa, perché non li ho presi adesso, li ho presi prima. Ho pensato dopo di controllarli. Adesso qua c'è il nostro amicone con la mazzona. Prima guardiamoci però un po' intorno. Ok. I granghiacci ovviamente sono ancora là. Va bene.
Cazzo, sono due. Si potenzia pure. Vabbè, è un'abilità della mazza. Wow, interessante. Ma perché stanno proteggendo quel luogo? Porca troia, forse posso backstabbarlo. Cazzo. Cazzo, quanto male che fa. Cazzo. Eh sì, però noi in due. Affanculo. Diamo un'occhiata magari all'interno, vediamo cosa c'è. L'ignoriamo. Cazzo. No, corri, non rolla. Io mi faccio i cazzi miei. Vediamo se riesco a buttarli di sotto. Sì, sì, bastardo. Oh, 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 oh. Questo è pericoloso. Sì, vaffanculo. Sì. Ciao. Ah, qui abbiamo un falò. Ok, abbiamo un falò. Ok, allora, adesso facciamo uno contro uno. Iniziamo vedendo quanti danni gli faccio col fuoco. Non molto. Allontaniamoci da quello stronzone là. Scassapalle. Ok, perfetto. Affanculo. Ma guarda, oh, ma che cazzo. Scommettiamo che vi ammazzo senza neanche attaccarvi. Affanculo, ora vi faccio ammazzare dal granchione qua. Ecco. No. Tre rollate di seguito al momento sbagliato. Affanculo. Cazzo, gli hanno tolto pochissimo. Gli ha tolto tipo un quarto di energia. Mamma mia, sti cosi hanno un'energia pazzesca. Allora, là ci sono le nostre anime. Il granchio ovviamente non ci segue fino a qua sotto, giusto? Sì. Ok, allora. Basta fare prove strane. Vediamo quanto danno gli faccio. Ah, cazzo, devo avvicinarmi. Allora, in due è una cosa tipo improponibile. No, improponibile. Cioè, loro fanno 10 volte più danno di quanto ne faccio io. Questo qua sembra quello meno pericoloso. Come non detto. Cazzo. Ok, tu vattene a fanculo. Fuori uno stronzo. Mazza grande. Ok, non erano poi così, insomma, pericolosi perché non avevano
una grandissima intelligenza artificiale. Perciò, adesso diamo un'occhiata alle armi che abbiamo ottenuto. Un osso del ritorno. Ah, ragazzi, mi vengono i brividi quando vedo queste cose così grandi. Allora, queste fiamme provengono dal muro. Dove cazzo stiamo andando? Ecco dove siamo arrivati, ragazzi. Abbiamo raggiunto l'altra parte. Vabbè, sì, di là ci sono i nemici. Ok. Perciò, aspettate, io scenderò qua sotto? Lì c'è un messaggio. Va bene, allora ragazzi, siamo arrivati praticamente a un bivio. Il bivio è procedere da questa parte. Oppure procedere dall'altra parte dove c'era quel ponte che ci portava a una sorta di castello. Che cazzo è sto rumore? Il falò l'abbiamo acceso. Diamo un'occhiata alle nuove armi che abbiamo ottenuto. Allora, spadone dell'esule, molto potente, 146 con 58, cioè 146 58, più forte di questa. Ma ancora non ho capito se quest'arma effettivamente fa più danni contro i vacui. Vabbè, comunque. E poi c'è la grande mazza. Ecco qua, la mazza grande. Ancora più potente. E inoltre ha come abilità quella di potenziarsi come lascia il grido di guerra. Va bene, ragazzi. Aspetta, ma le mie anime dove sono? Mi sono dimenticato le anime da qualche parte. Vabbè, ragazzi, chiudo il video qui. Ci vediamo nel prossimo, in cui magari prima prendo le anime. Questo che cazzo di cappello ha? Vabbè, dicevo, prendo le anime e poi decidiamo da dove avanzare. Solite catena Pisa.